よ、史上最強サイボンクロちゃんまたまた登場、ミクマタタビコ太郎コンパラミー、パワフルクロちゃん行ってみよう。あっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤーグルグルヤー、完全無欠のパワフルブルブルグルグルハーグルグルマー、あっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤーグルグルヤー、ネコネコクロちゃんパワフルブルブルかっちょいい。ヘイゴー、今日もまたまた出そう、結構ネコこれなかなか強いぞ。ヘイヨー、せーのでこけてご愛嬌、戦闘はクロちゃん、あいよー。正義のパンチ、セイホーもう一丁キック、セイホーピープル、アーユーレディーゴー、オーライもう一回、クロちゃん今日も無敵、ボーン、オーライ、だからみんなも、だからみんなもなんか寂しい時、なんか困った時、やつの名前を呼んでみよう。だけどあっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤーグルグルニャー、完全無欠のパワフルブルブルグルグルハーグルグルマー、あっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤーグルグルニャー、ネコネコクロちゃんパワフルブルブルグルグルハーグルグルマー、いつでもどこでも笑ってスルスルグルグルヤーグルグルニャー、涙を拭いてもちょっぴりうるうるグルグルハーグルグルマー、でも明日に向かって全身あるのみ、くる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 ネコクロちゃん発進だ。Lontano dal paese, nel cuore della foresta, ai piedi della montagna di roccia, c'è uno strano laboratorio. Sì, proprio così. Benché nessuno ne sia a conoscenza, quello è il laboratorio di uno scienziato molto bizzarro che porta il nome di Dottor Go. Tra alcuni istanti prenderà forma la creazione più fantastica inventata dal geniale scienziato Dottor Go, che poi sarei io. E finalmente il mio sogno di conquistare il mondo potrà realizzarsi. Dopo tante fatiche, ecco il mio super cibergatto, l'invincibile Kuro-chan. È ora di svegliarsi, Micio. Apri gli occhietti, tesara. Che emozione! Il momento che aspettavo da una vita! È arrivato! Sono così nervosa! Ci siamo! Oh, Kuro-chan, ti sei svegliato finalmente! Ehi, razza di babbeo, si può sapere chi ti ha dato il permesso di modificare il mio corpo, eh? Kuro-chan è un cibergatto ora, ma perché è diventato così? È necessario fare un salto indietro nel tempo. Che bel tempo! Il cielo è limpido e terso e l'aria è tiepida e profumata. È proprio una splendida giornata. Ah, sì, e senti che pace, sembra il paradiso. Questi due tranquilli vecchietti sono i padroni di Kuro-chan, il gatto che abbiamo già conosciuto. Anche se non sembrano ricchi, in realtà hanno un sacco di soldi e per questo sono presi di mira in continuazione dai ladri. Tutto è così tranquillo, vero? Sì, c'è un gran silenzio, non si muove una foglia. Eppure nessun ladro è mai riuscito a portare via niente, e questo per merito di un gatto. Aiuto, si salvi chi può! Via di qui! Presto, andiamocene! Kuro-chan era la guardia del corpo perfetta per i due vecchietti, però subiva molti infortuni, perché non era ancora un cibergatto a quei tempi, ma un normale gatto domestico. Ehi, Kuro-chan, ma si può sapere dove sei stato? Mi sembri malconcio. Non sarei andato di nuovo ad azzuffarti con qualche gatto randagio? Oltre ad essere un gatto coraggioso, Kuro-chan era anche romantico e quel giorno, deciso a dichiarare il suo amore, si era precipitato nella casa del padrone della sua amata. Ma tu sei Kuro-chan, sei forte, lo sai? La notizia delle azioni antifurto di Kuro-chan si era sparsa tra gli abitanti del paese, perciò era diventato molto popolare.
Questa è Lilly, una graziosa cagnolina che vive nello stesso paese di Kuro-chan. I due si erano visti per la prima volta durante una passeggiata e subito Kuro-chan se n'era follemente innamorato. Da allora aveva continuato a spiarla di nascosto tra i fiori del giardino senza osare farsi avanti. Ma quel giorno qualcosa dentro di lui era scattato. Quello sarebbe stato un giorno speciale perché aveva deciso di dichiarare a Lilly tutto il suo amore. Ma Kuro-chan non sapeva che qualcuno stava spiando le sue mosse. Un gatto di quel valore è veramente sprecato con quei due vecchietti. Questo è l'arcinoto Dottor Go, il bizzarro scienziato. Dopo aver saputo delle eroiche azioni di Kuro-chan, aveva pensato di rapirlo per trasformarlo in un cibergatto. Esercito Cyber Miau Miau a rapporto immediato! Dottor Go! Esercito Cyber Miau Miau a rapporto! Tutti presenti! Fedeli soldati nati dalla mia mente geniale, vi ordino di trovare Kuro-chan. Quel briccone deve essersi nascosto da qualche parte nel laboratorio. Scovatelo presto! Agli ordini! Tanto è inutile che mi cerchiate! Che cosa? Torna subito qui, brutto gattaccio! Chi ti ha dato il permesso di andare in giro, eh? Ehi, popoli strilli, babbeo! Chi ti ha dato il permesso di ridurmi in questo stato, eh? Ti ho trovato! È una vita che ti tengo d'occhio! Adesso non mi resta che trasformarti in un fantastico cibergatto. Sei pronto, tesoro? Che cosa? Sì, sì, capito benissimo, non devi affatto ringraziare. Non ho alcuna intenzione di farlo. Capisco che tu sia un po' contrariato, ma ormai questo è il tuo destino. Vedi, ti ho messo in testa un dispositivo speciale che attivo con questo telecomando e che mi serve per farti fare tutto ciò che voglio. E questo è il dispositivo di cui parli? Ah, ma come hai fatto a toglierlo? Mi sono grattato l'orecchio e mi è rimasto nella zampa. Che cosa? È praticamente impossibile, bugia. Se vuoi, te lo rendo. Esercito Cyber Miau Miau, prendete quell'ingrato. Agli ordini, agli ordini. Miau 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 miau. Siete sicuri? Vi consiglierei di lasciar perdere, fratelli, perché io sono un osso duro. Bene. Comincia ad avere paura, ma stai tranquillo, se ti arrendi subito posso ancora perdonarti. Basta, lontano da me, babbè. Dove scappi? Levatevi. Fermo lì. Ah, e così non volete proprio arrendervi voi altri e va bene. Forza, soldati, dategli una bella lezione. Non posso sopportare che una delle mie creature si metta contro di me, un impertinente. Devo imparare che cosa significa rispettare il proprio padrone. Ma smette. E ora cosa intendi fare, super genio? Io niente. Che cosa sono queste ferraglie? Non essere maleducato, quelle sono le armi della tua dotazione. Sono abbastanza potenti da permetterti di conquistare il mondo intero. Che dici? Vuoi prendermi in giro, vecchio pazzo? Però posso sempre provare a vedere se funzionano a dovere, così ti faccio contento. Bravo, sì, bravo! Ehi, Kuro-chan, guarda che non ho ancora finito con te. Ho una bella sorpresa. È davvero incredibile. E quello sarebbe uno scienziato? Ma io sto parlando come un essere umano o sbaglio? Decisamente è un tipo bizzarro, ma in fondo non è poi tanto male quel dottor Go. Oh no! Mi ero scordato di Lilly! Arriva! Ragazzi, è pazzesco! Corro come un razzo! Chissà se riuscirò a fermarmi! Non credere che la partita sia finita. Miei fidi gatti, riportatelo subito qui! Agli ordini! Io mi riposo, ho bisogno di riprendere le forze. Non è possibile! Ma che cosa hai da guardare? Vabbè, torna lì, metti gli occhi sulla strada, incosciente! Non hai mai visto un gatto che parla e corre più veloce del tuo camion?
se ci penso, non posso presentarmi a Lily in questo stato. Sto sognando. Ah, molto bene, questo è proprio quello che mi serve. Ed è anche della grandezza giusta, basta che tolga l'imbottitura e poi me lo metto addosso. E adesso la testa, ecco! Ah, travestimento perfetto, fantastico, proprio della mia misura. Guai in vista, devo fingere d'essere un pupazzo o mi scoprirà. Adesso ne prendo uno. Ma quale prendo? Sono un pupazzo. Oh no, sento odore di guai. Aiuto! Viene verso di me. Voglio la zampa! Evviva, ne ho presi addirittura due! Uno solo, ma dov'è l'altro? Eh? Non c'è! Non ce la faccio più, è terribile. Sono nei pasticci, sono a corto di carburante, mi sto scaricando. Aiuto! Il nostro eroico Kuro-chan stava per finire nelle mani di quel bambino che l'aveva vinto al gioco come pupazzo. E intanto a cosa stava pensando il dottor Go? Voglio soltanto riposarmi un po'. Oh, che strano, ma... dov'è? Ho visto che entrava nello scivolo, si sarà incastrato. Non ce la faccio. Oh, eccolo qua. Ehi, ma somiglia tantissimo a Kuro-chan. È una fortuna. Ciao, sono contento di conoscerti. Sono un gatto e mi chiamo Sirio. E io sono una cagnolina, sei simpatico. Mi vuoi sposare? Oh, certo, con molto piacere, non vedo l'ora. Lily. È vivo! Sono stufo, voglio tornare a casa. Devo andare a Sakura immediatamente. Ma non ho abbastanza forza. Sento che il fisico sta cedendo. Lily! Oh, Lily! Sakura è da quella parte. Beh, almeno adesso so che direzione prendere. Ho solamente bisogno di trovare un po' di carburante. Una motocicletta. Ci sarà un po' di benzina nel serbatoio. Dai. Ecco. Non è poi così male. Questa dovrebbe bastare. Sono pieno. Bene, finalmente ho recuperato le forze. Sakura, aspettami, tra poco arrivo. Riscaldando, forse è colpa del travestimento. Era prevedibile. Non avevo ancora installato l'impianto di raffreddamento. Ma che bella notizia. Pronti a aprire il fuoco. Dove credi di scappare, gattina? Inseguiamolo. Hai capito chi comanda adesso? Sono io il più forte! Ehi, ehi! C'è perfino un ponte! Ci facciamo una corsa panoramica, Dottor Go! Non te la svignerai! Fuoco! Ragazzi, andate a finire il traditore. Agli ordini! Ehi, ma dove sono finito? Non riesco a muovermi.
armi, sono completamente immobilizzato. Per forza, non ti avevo ancora reso resistente all'acqua. Fra poco smetterei anche di funzionare, tesoruccio. È sistemato? Sarà meglio controllare, ci penso io. Sono un vero disastro. Non sono neanche in grado di correre dalla mia amata. Ehi, ma chi l'ha detto poi che è tutto finito, eh? Tu cosa ci fai qui? Volevi mollami, sono qui per finirti. Non mi avrai mai e poi mai. Pericolo, ci stanno attaccando. Levatevi tutti di torno. Che cosa succede? Perché sparano ancora? Ormai Kuro-chan non dovrebbe più muoversi, ce l'hanno in pugno. Oh, sei tu? Allora vi siete sbarazzati di quell'impiastro, dico bene? No, io sono scappato, quello è una furia scatenata. Guarda chi c'è. Tu e i tuoi scagnozzi siete una spina nel fianco, io non permetterò che voi... Molto bene, ha smesso di funzionare, adesso è tutto mio. Il mio corpo è diventato una macchina, vero? E allora lo userò a modo mio! Nessuno potrà più fermarmi! Mamma mia, non pensavo di essere tanto forte! Sono diventato imbattibile! Sì, pronto? Buongiorno a lei, in cosa posso esserle utile? Vuole una zuppa di verdura? Temo di non poterla accontentare. La prego, mia moglie è molto malata e ecco, mi ha detto che sarebbe felice di mangiare un piatto della sua squisita zuppa di verdura. Cosa? Dice sul serio? Vengo subito, gliela porto di persona! Tieni duro, nonnina, sto arrivando con la zuppa, vedrai che ti riprenderai subito! A tutta birra! Il ritardo, ecco la consegna a domicilio. Cosa? Quale consegna? Beh, sua moglie è ancora viva, spero. Beh, sì, direi di sì, perché? Ne sono felice, ecco qua la zuppa fresca di verdura, gliela offre la casa. La prego, dica a sua moglie che con la mia zuppetta si riprenderà in un baleno e starà ancora meglio di prima. A presto. A presto, la ringrazio. Ma che cosa succede, caro? Hanno appena portato una porzione di zuppa di verdura per te, cara. Per me, davvero? Io l'adoro. Ne dai un pochino anche a me? Oh, che cosa ci fa lì dentro, Kuro-chan? Dove ti eri andato a cacciare, piccolino? È appena passata qui da noi la tua innamorata e non sono riuscito a trovarti. Già, se solo fossi arrivato prima avresti visto anche il signor Yoshimura. È venuto con Lily a salutarci perché partono. Ti avrebbe fatto piacere vederlo. Lily qui? Ci è mancato un pelo. Se avessero scoperto che so parlare, non so che cosa sarebbe successo. Lily è davvero una deliziosa cagnolina. Non trovi anche tu, caro? Sì, deliziosissima. Ma dove hanno detto che vanno ad abitare? Dunque, vediamo un po'. Non mi ricordo più, caro. Oh, beh, non importa. Piuttosto assaggiamo quella zuppa. Che ne dici? Sì, certo. Lily, ero venuto qui per dichiararti il mio amore e invece... come vorrei venirti a cercare, ma mi è proprio impossibile. Non posso lasciare la nonna e il nonno da soli. Ti prego, perdonami. Avrei dovuto parlarti prima. Addio, Lily. Spero che sarai felice. Dottor Go, che cosa è successo al laboratorio mentre era... Mio adorato, sei tornato da me. Sbaglio o lei ha pianto? Certo, adesso ti dico che cosa è successo. Wow.
E questa è tutta la storia, hai capito qualcosa? No, per niente. Comunque ho capito che si tratta di un gatto molto potente. Ma tu non andrai più via, vero? Certo che non me ne andrò. Ho una reputazione da difendere, io. E ora che sono qui, lei non avrà più niente da temere. Grazie, come sono felice. Con te al mio fianco potrò conquistare il mondo. Quel traditore irriconoscente non vale l'unghia del tuo dito, mignolo. Tu sei che sei forte. E mi dica, come si chiama quel traditore? Chi? Quel cibergatto che ha creato in mia assenza. Voglio sapere immediatamente come si chiama. Che, quel buono a nulla? Beh, se ha ridotto così il suo laboratorio, non deve essere proprio un buono a nulla, no? Ah, sì, si chiama Kuro-chan. Kuro-chan. Eccellente, M, sei sempre il migliore. Sei il più grande, sei il più forte di tutti. E questo non è niente. Colpo di scena. Un fiero e temibile rivale di Kuro-chan è apparso. Il suo nome è M. Yes. Però è una gran fatica fare la manutenzione di questo cibercorpo. E poi non so mai che cosa mi può capitare. Ai, 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 accidentaccio, anche la coda adesso. Ma perché doveva succedere proprio a me? Ma dove si sarà cacciato? Amicio, eccoti finalmente. Volevo dirti che io e la nonna usciamo a farci una passeggiatina. Ti dispiace curare la casa mentre noi siamo fuori? Bravo, conto su di te. Ciao. Ci vediamo fra poco. Che due vecchietti ingenui vivono ancora nel mondo delle favole, beati loro. Allora è qui che abita Kuro-chan. Il terribile rivale di Kuro-chan è già sulle sue tracce. Come reagirà il nostro eroe? Lo vedremo nel prossimo episodio.傷ついても